Continuiamo naturalmente anche nel dietro le quinte i ragionamenti sul momento del Napoli, su cosa sia accaduto nel periodo Ancelotti, su cosa stia cambiando nel momento Gattuso, però c'è una notizia sempre interessante partendo anche da quando Peppe prima diceva vedo più barcollare l'Inter, perché Lorenzo l'Inter in questo momento sta perdendo. In questo momento l'Inter sta perdendo contro il Parma, ha segnato Gervinho, siamo al 23esimo, Gervinho ha segnato al minuto 15. È finito il primo tempo. Ancora deve finire. Però quindi, così facendo l'Inter sarebbe a meno 12, a meno 13 dal Napoli e l'Atalanta a meno 12. Perciò è vero, si barcolla su. Ma secondo me, ripeto, sarebbe un peccato. Cioè l'Atalanta si porta un punto dall'Inter. Mamma mia. Sarebbe un peccato enorme. Non approfittare di questo abbrivio vincente, anche perché dopo c'è Genova, poi c'è il Milan. Parlo dopo Atalanta e Roma, e il Napoli secondo me può chiudere bene questa striscia di partite. Sì, ma ci sono sempre 12-13 punti. Dai. Ma magari i punti nel frattempo sono diventati 6-7. Ma Peppe, è chiaro che una squadra come il Napoli ha il dovere di giocare per vincere tutte le partite, però quando hai anche un punto meno di un avversario che ti precede, non dipende mai da te, perché lo stesso discorso che fai tu lo possono fare, lo possono e lo devono fare. L'impegno non deve mancare, Peppe. Oggi l'importante, in questo momento, ecco, bisogna. Adesso entriamo, poi dopo entriamo impegno, in un altro impegno. Perché tu spesso hai i calciatori. Peppe, ma se tu... Ancelotti ha sbagliato e ha sbagliato. Ma se avessero fatto il loro dovere tutti, dalla A alla Z, caro Peppe, il Napoli non dico sarebbe con i punti della Lazio, ma forse non sarebbe a 12 punti allora, dall'Atalanta. Sei d'accordo il con me? Primo che perché deve... la partita con la spalla l'abbiamo il vista. Prima che deve dare i segnali. Peppe, la partita con la spalla deve dare i segnali. È una partita all'andata. È l'allenatore. Ma senza che deve dubbio. Dare segnali positivi. Ma senza dubbio. Ma se tu ti allontani dalla squadra c'è poco da fare. Ma io sono d'accordo con te. C'è poco da fare, non avrai mai l'utilità del gruppo. Ma la partita con la spalla l'hai vista pure tu all'andata. E ti sembra una partita quella in cui una squadra che ha fatto il blitz a Salisburgo poi vuole difendere il suo allenatore? A me sembra di no. Ripeto, determinate difese avessero fatto il loro dovere, determinate difese tante volte si dicono perché giustamente bisogna parlarne e non si possono dire delle cose che succedono internamente, ma tu mi devi far perché sennò oggi, significa è una lotta che va a finire tutto all'improvviso. Ma secondo te i calciatori non vogliono fare il loro dovere? Fammi capire questo aspetto. È stato Gattuso quando tu è stato Gattuso, cioè, Gattuso a dire due volte a Dallan e a Lozano che non li aveva visti allenarsi, gli ha detto se per questo Ancelotti ha preso l'ha detto Gattuso non per piani Insigne l'ha mandato in tribuna Ancelotti. I calciatori non vogliono fare il loro dovere, giusto? Quindi hanno giocato contro Ancelotti, stai dicendo tu? Non ho detto questo. Ma se non hanno ho fatto detto il loro dovere, che però probabilmente. Ma hai mai visto un calciatore giocare contro se stesso? La quota di colpa dei calciatori sul disastro del Napoli nella prima parte della stagione è molto più rilevante di quella che vogliamo immaginare. Perché ripeto ancora, Ancelotti ha sbagliato, io sono un ancelottiano, lo ero e ma resto va. E dico che Ancelotti per me è stata una delusione enorme, lo ripeto, dico che Ancelotti ha sbagliato soprattutto la sera del 5 novembre quando non ha condiviso la sorte della squadra, detto ciò però non mi venite a dire che i calciatori non sono responsabili del disastro della prima parte della stagione, perché io questo non lo accetto. Ma dipende anche dal mister, perché hanno giocato Capitano Scolotti ovviamente dal Gattuso, lato taumaturgo all'improvviso dal lato della categoria Gattuso giocatori ha detto a Dalla e a Lozano andate a farvi la doccia che non vi vedo in l'ha detto a tutti, non l'ha detto solo vabbè, però a quei due l'ha detto in modo ha detto se volete giocare dovete muovervi, è inutile che fate che ci incontriate in mezzo al campo oppure venite qui senza la volontà, senza la voglia di fare. Esatto, voglio andare dal mister perché non è che si scopre chissà che le categorie sono diverse, no? Tu stai rappresentando il lato giornalistico, i calciatori non hanno fatto il loro giocatori, De Canio ci può confermare il lato allenatore di Ancelotti è quello di Gattuso.
Ma forse De Gano ci può confermare che Ancelotti non era l'uomo giusto per Napoli. Forse questo fate rispondere il mister, che poi ho bisogno di andare. Però da non ho capito la domanda. Allora, visto che in questo momento nell'analisi del problema Ancelotti-Napoli c'è una idea di Peppe che parla di una grande corresponsabilità da parte dei giocatori, dall'altra parte il capitano sottolinea come in realtà i giocatori abbiano meno, credo di capire, responsabilità rispetto a quello che dice Peppe, e se non c'è una terza parte che è quella dell'allenatore, no? Avere soltanto la sua opinione come tecnico di come è stato gestito quel momento. Ah, intanto io credo che Peppe non dica cose diverse da Peppe, perché parlano tutti e si parla tutti e tutti parliamo di corresponsabilità, perché ci sono. Ora, perché si tratta di stabilire le percentuali. Ecco. No, le percentuali non hanno poco senso. Io ho la mia idea. È quella che volevo. Quando si vince sono tutti bravi. Quando non si vince, è chiaro che non si vince perché si commettono degli errori. E probabilmente l'errore iniziale è stato quello di aver scelto un uomo con una storia, un passato, che in quel momento poteva non essere adeguato a quella che era la realtà del Napoli, sulla base di un'esperienza già fatta. Le caratteristiche di Ancelotti allenatore sono indiscutibili e sono conosciute, e quindi bisognava valutare se potevano essere adatte a quelle di questa squadra. Poi noi non sappiamo, perché non siamo all'interno del gruppo e della squadra, sono accadute cose che vanno anche oltre una semplice analisi tecnica, una semplice certo. analisi tattica. Anche il modo di allenarsi è un modo importante, ma che fa parte della filosofia di un allenatore, di un uomo, no? E quindi di una società. Un gruppo di giocatori che aveva una cultura del lavoro e un metodo di lavoro. Sarri e Gattuso sono per esempio due allenatori che non hanno un percorso di grandissimo livello ancora. Sono allenatori in crescita. Ancelotti è un allenatore che ha un passato, una storia, e ha un suo modo di allenarsi. Quindi uomini al loro modo di valore. Si trattava probabilmente di capire quello e di scegliere quello che poteva essere più utile e più adatto al Napoli. Ma attenzione, in questo non si deve commettere poi l'errore di voler accusare chi ha scelto Ancelotti. Anche questo sarebbe un errore, perché si fanno delle valutazioni, si fanno delle scelte, poi è il futuro che ci dice magari se è andata bene o non è andata bene. Io ci vedo soltanto una volontà di crescere in un momento che però non si è rivelato, come dire, adeguato a quella che era l'intenzione di tutti, ed è una ciambella che non è riuscita col buco come si usa dire. Allora, io voglio fare l'ultimo commento a Mario, che poi devo salutarlo. Mario, avevo due commenti che arrivano dal web. Ci dice uno che fa l'allenatore di calcio: stasera Bruscolotti entra a gamba tesa sugli Anicelli e fa un'entrata killer. E un altro che mi dice: tutto mi sarei aspettato, ma tranne di vedere Lorenzo Carbone in studio. Lucio Nunes ti saluta. Allora, Mario, torno da te per un ultimo commento. Sì, vabbè, visto che stavate trattando l'argomento, adesso insomma, diciamo che avrei voluto, come dire, evitare di tornare un'altra volta nel passato, però insomma, visto che ci siete, vi do anche il mio pensiero. Cioè, a mio giudizio, Ancelotti ha
commesso un errore abbastanza importante per un allenatore della sua, del suo calibro, e cioè quello di sentire troppo addosso l'ombra di Sarri e di voler dare per forza qualcosa di diverso a una squadra che invece probabilmente andava migliorata, e prendendo dall'allenatore importante come Ancelotti una serie di esperienze, di indicazioni, insomma, di prendendo, affondando, la squadra avrebbe dovuto affondare le mani dentro Ancelotti, invece è successo un po' il contrario, cioè Ancelotti ha voluto distinguersi per forza in un certo senso, mettendo in grave difficoltà il giocattolo che comunque quel Napoli rappresentava, era un giocattolo che funzionava più o meno abbastanza bene. Secondo elemento, nella grande baraonda del Salisburgo, delle questioni, dei veleni, eccetera, ovviamente anche la posizione della società è stata una terza posizione importante, che quindi ha creato difficoltà, e in quel momento tutto il gruppo è andato alla deriva, e quando si va alla deriva, insomma, chi va per mare me lo insegna, puoi tenere anche la barca più bella, più importante, più potente del mondo, ma andare alla deriva significa non avere nessun tipo di guida, e quindi si è andato male. Io credo che invece adesso la guida ci sia, e quindi è su questo punto che va fondata la ripartenza del Napoli, perché il Napoli per me è una squadra che non solo deve stare in Europa, e per fortuna la Coppa Italia garantisce il posto in Europa anche l'anno prossimo, ma per me il Napoli deve stare in Champions, cioè è una squadra che ha la qualità della rosa e anche le ambizioni per poter stare nella competizione massima internazionale, quindi è giusto andare a provarla, tra l'altro in un momento in cui probabilmente dal prossimo anno è come se fossero tornate un po' le sette sorelle di una volta, no? Cioè, se andiamo a guardare, i quattro posti Champions non sono più così garantiti come lo erano due o tre anni fa. Il Napoli poteva sentirsi abbastanza protetto nell'area Champions. Oggi tra Juventus, Inter, Lazio, Atalanta, che mai va iscritta a tutti e tre, Milan e Roma, c'è tutto il calcio che l'Italia può esprimere, quindi la lotta a sette significa che te la devi giocare alla grande. Mario, c'è il mister che voleva intervenire e poi Non mi trovo d'accordo sulla valutazione dell'errore di Ancelotti. Ancelotti è un uomo di un altro spessore, sia umano che professionale, e la storia parla per lui. Quando io parlo di considerazioni sull'allenatore che poteva non essere adeguato alla realtà del Napoli, perché e in questo io ci rivedo l'atteggiamento tattico del Napoli, parlo di un allenatore che giocava e allenava il Real Madrid, una squadra che storicamente ha giocato e ha vinto nel suo paese e nel mondo, ed è la squadra più vincente, una squadra che si poteva permettere di giocare solo con due difensori e con tutti i giocatori d'attacco, e magari la stessa cosa ha fatto al Paris Saint-Germain, dove ha vinto, la stessa cosa ha fatto al Bayern, tutte società che vincono. A mio avviso, e questa è la dimostrazione, andate a vedere le formazioni e la disposizione in campo, ma anche la scelta di giocatori nei ruoli in campo, lui ha cercato di mettere tutti i giocatori di qualità e con una squadra iper offensiva, approfittando del fatto che in Italia il Napoli è una squadra che palleggiava meglio, e ha voluto ulteriormente sfruttare e percorrere questa strada, che non gli ha dato ragione
per svariati motivi, o meglio, gli ha dato ragione solo a tratti, ma è che poi non è stata supportata anche da una condizione, come dire, psicologica di una squadra che probabilmente era entrata in una rotta di collisione anche per altri aspetti extracampo. La confusione è venuta, scusami, se no perdo il filo. Sì. La confusione secondo me è venuta quando si pensava che lui potesse proseguire, Ancelotti, il lavoro di Sarri. E abbiamo visto nelle prime partite, dopo la quarta partita, se non sbaglio, a Genova, è cambiato tutto. Ha cominciato a metterci del suo. Primo anno, no? Da primo anno. Sì, è normale, perché un allenatore come lui, blasonato, che ha vinto dappertutto, non poteva cambiare subito, perché poteva avere insomma dei problemi. Ha aspettato. Quando poi ha avuto possibilità, ha cominciato a cambiare. Però tutto questo, alla distanza, non gli ha dato il frutto necessario, perché non si è trovato il Real o il Paris Saint Germain o altre squadre blasonate, perché è facile andare a una squadra del genere, lo sappiamo, quelle che vincono ogni anno, quasi tutti gli anni, il gruppo giocatori è di qualità superiore, nettamente superiore, quindi è chiaro che è un lavoro, diciamo, diverso per certi versi, ma voler proseguire, è chiaro che lui, anche lui per il suo blasone, per il suo modo di essere, non poteva proseguire un lavoro che lui non ha fatto con le sue squadre. Poi gli mancava, sai cosa? Andare da Titti, sì, vai, Peppe, per... anche una leadership nello spogliatoio, perché lui per esempio a Madrid ha vinto la decima, che era diventato l'incubo del Real Madrid, no? Che non vinceva la Champions da molti anni, per cui tante teste erano cadute sull'altare. Ma anche questo, della decima, no? Questo è un altro aspetto, ma sì, no. non è fondamentale. Quello che dice Peppe, che la continuazione in maniera diversa, quello che ho detto io, è che l'abitudine è a ragionare in un certo modo non era adeguato a questo mondo, perché lui non poteva ritornare indietro e rifare un lavoro come quello che invece sta facendo non poteva cambiare inizialmente. Però, scusa, i guai del Napoli in questo campionato sono cominciati per esempio col passo falso con l'Atalanta in casa, la ricordate quella reazione? Però diciamo che la aspetta un attimo, però quella reazione isterica ad un rigore non dato, che permette agli avversari di rovesciare la situazione, tu da una partita vinta ti ritrovi con una partita pareggiata, vai a Roma, giochi forse la peggiore partita della stagione col figlio in panchina. Ricordate l'immagine di Edo e Davide in panchina, fece infuriare De Laurentiis, che proclamò il ritiro poche ore dopo. Allora io credo che sia mancata forse anche questa leadership all'interno dello spogliatoio. Vorrei far inserire anche Titti in Proto, ovviamente. Lei ha vissuto. Esatto, visto che era quella, no, che ha seguito, poi è quella che ha seguito il Napoli passo passo da questo punto di vista, quindi le sue parole in questo momento mi interessano particolarmente. Titti. Intanto trovarci qui quello che è il passo carraio del San Paolo ci riporta a quella notte, no? a quelle ore frenetiche in cui si percepiva quello che stava per accadere, ma non si pensava si potesse arrivare a tanto. Esatto. Che cosa dire? Sicuramente quello che possiamo su cui possiamo portare la riflessione in questo momento mentre vi parliamo, intanto ecco, c'è Dries Mertens che sta uscendo in questo momento all'interno del taxi che vedete, e ovviamente ci sono tifosi qui pronti a salutarlo. Man mano stanno abbandonando il San Paolo da Manolas, abbiamo visto anche Lobotka e Zielinski andare via insieme, insomma, Younes, un po' di giocatori abbandonare lo stadio. Dicevamo, bisogna dare sicuramente meriti a Gattuso per quello che è riuscito a fare, perché sfido chiunque ad arrivare in uno spogliatoio rotto fino a quel punto, perché di quello parliamo, di una rottura
totale di fazioni anche forse che si erano andati a creare all'interno del gruppo, e poi di un'ulteriore frattura tra gruppo e società, e di fatto mancava un trade union tra queste due compagini. Quindi grande merito a Gattuso per quello che è riuscito a fare. A tal proposito vi riporto altre due riflessioni del tecnico del Napoli di questa sera relativamente all'impresa Champions. Gattuso ha detto: noi più di questo non possiamo fare, ma l'Atalanta non è una sorpresa, sono tanti anni che fanno bene, di più invece noi non possiamo. Andiamo a giocarci una gara importante a Bergamo, ma non sappiamo se basterà, tante componenti che ci sono ora rimarranno anche il prossimo anno, quindi queste gare ci servono anche per rinforzarci sul piano tattico. Quindi un tecnico che chiaramente sta pensando al futuro, e a tal proposito ha avuto parole anche per l'atmosfera all'interno di questo gruppo. Ha detto: sono contento che Callejon abbia firmato, non poteva chiudere con il Napoli in questo modo, ha dato tanto a questa maglia, la storia non si può cancellare in un attimo, si impegna sempre, mi ha dato tanto anche a livello di spogliatoio da parte del presidente, è arrivato un segnale importante che ha voluto pagare la polizza assicurativa fino ad agosto, e da parte del ragazzo che ha voluto fortemente restare con noi. Ecco, Gattuso è l'uomo che la notte della vittoria della Coppa Italia, non c'era ancora la Coppa in mano e già pensava a come risanare quella che è stata la frattura del 5 novembre. È l'uomo che in quel momento chiedeva al presidente: ma allora le togliamo le multe, perché sa benissimo da ex uomo di spogliatoio quanto pesino sulla testa dei giocatori determinati atteggiamenti. Intanto qua si sta creando un po' di movimento in più, sempre perché man mano gli azzurri lasciano lo stadio San Paolo, e quindi chiaramente i tifosi hanno bisogno, no, di sentirsi vicini, vedendoli soltanto ormai in televisione cercano di sentire e di ritrovare questo contatto con i loro beniamini. Quindi dicevo, Gattuso deve avere un ruolo fondamentale in questo momento, perché è riuscito a fare da collante in una situazione davvero particolare e che tanti di noi non ricordavano nella storia del calcio, per quanto accaduto. Se siete d'accordo, visto che qua ecco qualcuno invece va via con vetri oscurati, possiamo provare a sentire in diretta i tifosi. C'è qualcuno che sfreccia via lontano, non è riuscito a fermarsi. Questa è una nostra vecchia conoscenza, all'esterno dello stadio, allora, per ritrovare insomma un po' di contatto, di calore. Certamente. Innanzitutto sono venuto qua per rendere omaggio a una trasmissione che seguo sempre, Campania Sport, a Titti che è una professionista unica, al dottor Cariello, Umberto non mi sono tagliato i capelli anche post-Covid, e poi ho visto l'inizio della puntata, spero che abbiate ricordato, perché al di là dei capelli ancora biondi mi ricordo tutto il calcio patuto per patuto. Oggi ci ha lasciato un Mario Savino che è stato quello... L'abbiamo fatto, ma grazie per farlo ancora una volta. Lui, attraverso lui, Pacileo, Engeller, avete inoculato la passione per il calcio che prosegue attraverso i vostri programmi, e spero vivamente che attraverso Titti, attraverso voi, attraverso Peppe che oggi ha commesso un obbrobrio, e lo sa anche Umberto, mettendo il parmigiano sullo spaghetto con le vongole, ma questo non è un tema calcistico, spero di potervi seguire e che questa esperienza continui in queste notti magiche quasi da mondiale, che arriveranno sicuramente fino a Barcellona, e là ci divertiremo veramente, sperando anche che Peppe vada anche lui a Barcellona e ci porti anche una crema catalana. Un bacio a tutti e sempre viva. È lontano il ricordo del 5 novembre, di quella notte, di quanto è accaduto con Carlo Ancelotti.
Totti? È lontano e lontano, la squadra è completamente diversa, sicuramente anch'io non ero convinto nel progetto Gattuso. Ora vediamo una squadra veramente rinnovata, vediamo soprattutto persone, giocatori che sono stati recuperati al 100%, giocatori che pensavamo persi come Maximovic, ma anche oggi la scena di Unes che ha segnato con tutti i giocatori vicino, quindi abbiamo una squadra vicina che è pronta ad affrontare queste imprese e mi auguro che veramente giovedì a Bergamo, mi dispiace perché in questo momento vorrei essere vicino ai bergamaschi perché l'Atalanta è una squadra che stimo e stimo anche il coraggio del popolo bergamasco, però credo che da quel momento forse sarà un momento ulteriore, un tassello di una stagione unica che secondo me potrà essere la stagione più bella e sarà il ricordo del Covid di questo periodo bruttissimo, sarà lietato da questo grande momento di Gattuso. Cura Gattuso, intanto grazie per il tuo intervento. Io chiedo un piccolo sforzo al nostro Giovanni Tuffu. Sì, perché poi è una pubblicità mentre abbassativa. Vediamo le forze all'ordine che si apprestano ad avvicinarsi allo Stadio San Paolo. Attraversiamo rapidamente perché c'è un gruppo di tifosi a caccia di un autografo. A caccia di un autografo? Sì. Di un selfie, di cosa? Chi hai visto tra i giocatori uscire? Callejón. Quello che è sfrecciato via lontano, gli hai fatto un bel applauso? No, l'ho salutato. E lui? Niente. Magari non lo ha visto. Sei contento per la vittoria del Napoli? Sì. Ecco, dove può arrivare? Lo chiediamo al papà questo nome. Secondo me rimarrà al quinto posto, perché comunque l'Atalanta non molla. Però è stato un bel Napoli e onestamente ho tanto piacere di questo Napoli. Quanto merito ha Gattuso di questa trasformazione? Moltissimo, molto molto. Purtroppo se veniva a inizio campionato probabile che le cose erano diciamo migliori. Però dai, meglio così. Dimenticata la notte del 5 novembre? 5 novembre. L'ammutinamento del Napoli e la frattura all'interno dello spogliatoio. Sì. Però comunque c'è sempre qualcosa che non va, perché ho letto che il fatto di Calaione che vuole un'altra volta i soldi, com'è possibile? No, Calaione è tutto risolto assolutamente, quindi possiamo insomma assolutamente, d'altronde lo ha ribadito anche Gattuso poco fa in sala stampa, che il ragazzo resterà fino ad agosto, è stato risolto tutto, certo, con la copertura assicurativa come vi ricordavamo qualche minuto fa. Però c'è una domanda, anzi una curiosità che pongo proprio io a Capitan Bruscolotti, perché in molti hanno raccontato di una smorfia sul volto di Lorenzo Insigne al momento del cambio. Da capitano a capitano ci può stare? Ma no, ma non credo che sia dovuto a questo, perché Lorenzo sta vivendo un grande momento sia da atleta anche come uomo, perché la sua generosità sta toccando un po' tutti. Però non lasciamoci trasportare da cose e alimentare situazioni che non esistono, insomma. Qualsiasi gesto, qualsiasi cosa, insomma, va fino a se stessa, nel senso che ci può anche essere, ma no, non portiamolo subito sulla cattiveria, nel senso che siano gesti di disprezzo, no. No, assolutamente no. Fatemi salutare Fabroni. Sicuramente. Mario. Ciao. Vengo da te per salutarti. Simone Ventura ti vuole salutare. Cosa? Simone Ventura, vedi col dito come fa, come Simone Ventura. No, solo per dire due cose. La prima è che Malinowski non ci sarà contro il Napoli, perché è stato ammonito oggi e quindi è l'uomo del terrificante sinistro che ha praticamente raggiunto la Lazio. Sì, quindi insomma non è male come assenza, onestamente, e poi dare anche, come dire, ancora un onore, uno chapeau a Gattuso, perché oggi in effetti ha fatto segnare tutto l'attacco, perché anche Insigne era andato in gol, se non fosse stato per il VAR, insomma alla fine avrebbero segnato tutti i quattro tappeti.
pure Petacchio, anche quelli fu... del Napoli. Quindi i piccoli hanno segnato tutti praticamente stasera, quindi va bene, alla grazie mille Mario per essere stato con noi. Grazie a voi, saluto a tutti. Io soprattutto saluto il capitano Mario, ma quando vieni, Mario? Presto, fatemi andare in pubblicità andare da Umberto. Avrò il diritto di dire una parola con Ancelotti? Fatemi andare in pubblicità tassativa. Stasera Mario l'ha superato nelle come editoriale. Visto che sta slittando tutto. Fatemi andare in pubblicità così poi vado da Umberto. Ti sei reso conto che non dire sciocchezze. Sta per